Il Cinema Teatro Zambra di Ortona entra a far parte del circuito Chuck City. Francesco Di Nardo, dunque si parte anche con una bella programmazione di film. Sì, esatto, finalmente siamo riusciti ad ampliare il nostro progetto di cinema diffuso sul territorio abruzzese, quindi dopo le sale di Lanciano, Guardia Grele, quindi sale storiche del territorio abruzzese, riusciamo a riaprire anche il cinema Ortona e lo facciamo appunto con una programmazione, crediamo, di tutto rispetto, quindi si parte oggi con la Stranezza di Rondò e proseguiamo domani sempre con la Stranezza e con lo Schiaccianoci, quindi una bellissima animazione per tutta la famiglia. Dire finalmente si torna al cinema, questo non solo Ortona. Sì, assolutamente sì, piano piano qualcosina si inizia a muovere dopo un periodo molto molto complicato per vari fattori appunto che tutti conosciamo, quindi non li ricordiamo, pensiamo a quello che verrà, pensiamo a una programmazione filmica di qui a Natale molto ricca, soprattutto di contenuti italiani che speriamo di far passare in grandissima parte anche qui allo Zambra. Vogliamo anche ricordare gli orari, le aperture? Allora, il Chuck City Zambra aprirà tutti i giorni, dal giovedì alla domenica e poi il martedì, quindi osserverà 2 giorni di chiusura, il lunedì e il mercoledì. Gli orari li trovate sul nostro sito chuckcity.it, dove trovate tutta la programmazione del circuito e orientativamente comunque 18, 20 e 30. Sindaco Leo Castiglione, è un momento importante un po' per tutti trovare di nuovo la possibilità di vedere un film ad Ortona. Certo, è una stranezza aprire un cinema, potrei debuttare con questa battuta perché non capita tutti i giorni, soprattutto in questo momento, riaprire una sala cinematografica, per cui oggi è una grande giornata di festa per tutta la città di Ortona, ma credo per tutto l'entourage, per tutto il territorio. E riaprire una sala cinematografica è una scommessa, ma è un luogo di cultura, dobbiamo ripartire dalla cultura. Noi abbiamo voluto fortemente riaprire questo cinema con una scelta ben precisa, perché adesso bisogna ricordare anche la storia, e la storia viene da un ristoro che doveva darci un terreno e la mia amministrazione ha avuto il coraggio e la capacità di trasformare quel terreno in un finanziamento con il quale è ripartita la riapertura del cinema. Lorenza Sorino, un binomio che arricchisce l'offerta di questo Cinema Teatro Zambra. Sì, noi siamo la società Un Altro Teatro che grazie alla volontà dell'amministrazione comunale Leo Castiglione abbiamo ottenuto la gestione di questo spazio e grazie alla collaborazione con Chuck City finalmente questa sera parte il cinema di prima visione e siamo molto contenti. E non manca un pizzico d'arte? Assolutamente no, infatti le foto che sono esposte questa sera sono le foto di Cristian Bruni, un artista ortonese, e così come questa sera noi vorremmo che ogni mese ci fosse l'esposizione di un artista locale. Cristian Bruni è l'autore di queste opere che accompagnano le persone in sala. Sì, ci siamo ricollegati con una mostra fotografica, diciamo cinema e fotografia hanno sempre viaggiato insieme, citando un grande regista, Godard, che diceva la fotografia fissa la verità, il cinema filma la verità 24 volte al secondo. E così in questi ritratti, negli occhi delle persone, delle figure ritratte, si può ritrovare la verità delle loro emozioni, delle loro sensazioni. Signora, si torna al cinema ad Ortona? Bellissimo, sì sì, ci siamo contenti, siamo tutti contenti. Sono felicissima, non aspettavo altro, guardi, è da tanto che aspettavamo finalmente l'apertura del cinema e così ci possiamo divertire e vedere dei film bellissimi. Due belle signore pronte per una buona visione. È la prima volta che vengo e mi fa piacere perché io abito qui vicino e ho lottato tanto per riaprire questo cinema da quando stava Gigi, quindi una vita fa.